Oggi vediamo un errore tipico di chi si allena al combattimento. Giusto per parlare chiaro, è impossibile addestrarsi al combattimento senza aver mai preso un pugno in faccia e senza averne mai dato uno. Volendo sintetizzare, ed essendo diciamo non troppo diplomatici, combattere significa anche farsi male. Qual è però il punto? Riuscire a fare questo percorso senza pagare un dazio troppo alto. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche se è inevitabile farsi male, questo non vuol dire che ci si debba fare molto male. Ma per fare questo serve saper regolare correttamente il carico. Per fare un'analogia, è esattamente come quando fai i pesi. Se il carico è troppo basso, non ottieni risultati. Se il carico è troppo alto, ti infortuni e non ottieni risultati. A cosa devi puntare? Devi puntare ad avere un carico che si incrementi man mano che il tuo corpo è pronto a gestirlo. E per il combattimento è esattamente la stessa cosa. Com'è che si ottiene questo? Si ottiene educando la classe a gestire un carico progressivo all'interno del gruppo, in modo tale che la mia intensità per il mio compagno sia gestibile e l'intensità che usa il mio compagno per me sia gestibile. È il classico lavoro win-win, vinco io e vinci tu. Quindi, promemoria, quando lavori con il tuo compagno, assicurati che il carico che metti nell'esercizio sia per lui adeguato, altrimenti, non ti stupire se vieni scaricato.